ma anche verso qualcosa che pensiamo di aver fatto, pensiamo di non aver fatto. Infatti non è certezza di colpa, è senso, è quella sensazione, senso di colpa. Cioè diamo il giusto peso alle parole. Senso. È certezza? Siete già stati giudicati colpevoli? Se sì, da chi? Probabilmente vedremo che il giudizio degli altri è quello che crea i sensi di colpa. Il giudizio degli altri. Ma abbiamo detto prima che la nostra vita è riconoscere noi. Ma a volte il giudizio è quello che noi ci diamo. A volte ci vengono anche perché noi Ci giudichiamo, sì. sì, non ci sentiamo all'altezza. Vuol dire io ce l'ho e lui no, e quindi non va Ok, bene. vediamo l'ingiustizia, altra ferita. Il senso di colpa, quindi è un qualcosa che pensiamo di avere, quindi un qualcosa che pensiamo di aver fatto o di non avere fatto. Ed è un qualcosa che si è creato nel passato. Provate a immaginare. Allora, adesso qualcuno di voi penserà al suo senso di colpa e lo andrà a collocare a un determinato avvenimento, giusto? Provate a pensare adesso, con lo stato di coscienza che avete adesso, quella cosa la rifareste o no? Quella situazione la vivreste? Agireste in maniera diversa? Ciò che avete fatto in quel momento era il massimo che potevate fare con quello che conoscevate. E il senso di colpa svanisce. Ciò che ho fatto era il massimo che potevo fare con ciò che avevo e con ciò che conoscevo. È un modo diverso di vedere ciò che è successo. Perché in quel momento magari si è creato perché c'era una forte paura. O non c'era la capacità di reagire. A oggi voi lo sentite come tale perché vi sembra che non ci si possa porre rimedio. Allora, è vero che non si può porre rimedio al passato, ma si può fare qualcosa di nuovo nel futuro. La logica è, se rimango legato a ciò che è successo, automaticamente mi blocco. È come la paura, il senso di colpa blocca. Ma se io ho un senso di colpa e se ci penso di fare tutto quello che ho fatto, non c'è Allora non è un senso. senso di colpa, non è un vero senso di colpa. Probabilmente non hai apparentemente ottenuto ciò che volevi ottenere, o ti sembra di aver fatto del male a qualcuno. Quindi se è un senso di colpa è comunque un qualcuno ci ha patito. Però non è detto che sia vero. Gli altri ti fanno credere che... Gli altri fanno credere perché magari in quel momento non hanno preso la responsabilità, hanno preferito dire che era responsabilità tua, colpa tua. Però quando tu te la senti emozionalmente addosso... Perché o è una cosa che è un'abitudine prendersi le responsabilità degli altri, e quindi è palese che è come quando c'è l'omicidio, è sempre il maggiordomo, no, non è sempre vostra responsabilità. Però se noi siamo stati condizionati, la nostra vita è stata condizionata automaticamente ci viene quasi naturale sentirci in colpa. A un certo punto dico, ma aspetta un attimo, non ho colpe io. E se poi questo ti fa cambiare la realtà? La realtà comunque la cambia il tuo modo di vedere sempre. Questo è certo. Ciò che tu pensi che sia vero, automaticamente diventa vero. Pensieri, emozioni, azioni uguali ai risultati. Se il mio pensiero è che sono io che ho colpa, casualmente, anche se non sarà vero, mi prenderò le colpe o le responsabilità. Perché ormai fa parte del mio programma automatico, come guidare, è un programma automatico il senso di colpa. Con la testa dici no, non ne ho colpa, però emozionalmente lo sento. Attenzione, testa 5% o 95%? È conscio. Quindi hai quel 95% che è 5,95. Chi è che vuole fare un esperimento qua? Prego, vieni qua. Ok, vieni qua. Metti di qua. Cos'è? Attenzione che siete ripresi, eh? Poi come faccio a sciogliere il senso di colpa? Grazie.
comincio a dire, ok, ma con lo stato di coscienza che ho oggi, tornassi indietro, rifarei le stesse cose? Agirei in maniera diversa? Probabilmente no. Quindi quel senso di colpa si è creato per un qualcosa che non ho fatto, ma in quel momento era il massimo che potevo fare. Perché il mio stato di coscienza, il mio stato di consapevolezza mi dava quel limite lì. E grazie a quella situazione, oggi, se ci lavoro e lo sento come tale, probabilmente è perché mi ha lasciato un segno. Quindi non posso rimediare un errore, però posso farlo in maniera tale che di non rifarne altri. Come? Aumentando lo stato di consapevolezza o di coscienza. Quindi un qualcosa di nuovo che ho imparato, e oggi mi troverò, ovviamente, situazioni simili, un conto se ci ricado, e un conto se imparo e vado avanti. Ricordatevi sempre, attenzione, che le stesse situazioni, le stesse emozioni potete provarle in realtà diverse, con persone diverse. Non è detto che abbiano sempre lo stesso vestito e siano sempre le stesse persone che ci fanno del male o ci fanno ragionare. Potrebbero essere anche persone diverse e situazioni diverse. Ma sempre lì, attenzione. Quindi osservazione, prima cosa, osservazione non del risultato, ma del processo che mi porta al risultato. Quindi osservo i miei pensieri, osservo le mie azioni e osservo le mie emozioni. Perché la nostra anima evolve attraverso il superamento delle emozioni, delle esperienze, però delle emozioni legate all'esperienza. Talvolta non si è lucido per fare questo tipo di ragionamento. Sì. Qualcuno che ti aiuta. Sì. Sì, una persona che da fuori ti aiuti a vedere ciò che stai vivendo. Ok, quello sì. A volte siamo talmente, infatti ci sono delle tecniche che ti aiutano a farti vedere anche in terza persona. Il mio lavoro, quando faccio gli incontri one to one, è semplicemente aiutare le persone a vedersi da un altro punto di vista. Ma io non ti posso dire come sei, perché se te lo dico io non è reale. È reale se tu lo senti, questo modo diverso di vedere le cose. Sì, ma a volte ci sono tecniche o dell'elaborazione. Ah, assolutamente. I banchi di memoria che si formano, li sostituisci con... Perfetto. Non i programmi mentali, riprogrammi il tuo... Perfetto. Però sempre se li hai riconosciuti, perché se non li hai riconosciuti non puoi cambiare niente. Vai sempre su una macchina che non è la tua, hai sempre quella sensazione di guidare, di essere sulla macchina di un'altra persona che vi ha bendato, andate contromano in autostrada. Ok? Bene, quindi questi blocchi emozionali inconsci si creano prima della nascita e fino ai 4-5 anni di vita. Prima della nascita, noi abbiamo detto che noi anima decidiamo di cadere e decidiamo che tipo di esperienze fare, che tipo di situazioni familiari trovare. Quindi noi ci andiamo a creare lo scenario. Quindi qui comincia a diventare la responsabilità. Quindi non è colpa della mamma, non è colpa del figlio, c'è una responsabilità. Ovviamente si possono interrompere dei meccanismi. Quindi attraverso la consapevolezza si possono interrompere dei meccanismi. Quindi io decido di nascere fino a che... Allora, quando è che l'anima entra nel corpo? Lo sapete? No. Al momento del primo respiro. Fino ad allora l'anima sta di fianco alla mamma. La nostra vera vita inizia con il primo respiro e finisce con l'ultimo respiro. Con l'ultimo respiro noi abbandoniamo il corpo, col primo respiro noi prendiamo possesso del corpo. E per i bambini e le gravidanze che non avevano potuto fare? Decidono di non nascere, semplicemente. Che tipo di esperienza fanno? L'esperienza che dicono: non me la sento adesso, passo dopo, sta sentendo, non ce la faccio, ho altro da fare. Non è detto, non è detto. Magari quello che ha creato... Allora, arrivo adesso, Daniele. Libero arbitrio non è che noi, se siamo nati sotto una cattiva stella, per forza ci rimaniamo. Durante la vita ci verranno
proiettate davanti delle esperienze che noi possiamo fare o non fare. Ma noi abbiamo sempre la libera decisione, il potere di decidere liberamente se fare una cosa o non farla. A quel livello lì probabilmente l'anima ha detto no, non sono ancora abbastanza pronta, passo alla vita dopo. Quindi decido di... che poi magari nasce la gravidanza dopo, eh? Infatti, avete mai sentito parlare delle costellazioni familiari? Ok. Nelle costellazioni familiari si va a rimettere, diciamo, in ordine questa, uno dei traumi è quando non c'è ordine tra magari un figlio, un fratello non nato e un fratello nato, dove comunque i genitori girano addosso, rigirano a carico del figlio nato tutto ciò che hanno patito per il figlio non nato. Quindi nelle costellazioni familiari una delle prime cose che si fa, si dice si va a ristabilire l'ordine. Questa cosa del fatto che hai detto che l'anima entra nel corpo quando c'è il primo respiro. Okay. Ecco, a me questo fatto non mi torna molto perché si dice che ad esempio il bimbo, quando entra la mamma, può essere influenzato ad esempio dalla musica, da ciò che sente la mamma. E... Ok. Non ti ho detto che non c'è. È a fianco. Ti dico che prende possesso del corpo, ma lui è lì. È di fianco alla mamma. Sì, perché lì influenzato è... Esperienza. Sì, fa esperienza, comunque è influenzato. Però il fatto che ti dico che non è all'interno non vuol dire che non c'è, è di fianco. Questo